chiesto di parlare il ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà. Signora Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161,3-ter del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, che recepisce sostanzialmente, con alcune correzioni tecniche, le proposte emendative approvate dalla Commissione e sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, intende porre la questione di fiducia. Avverto che il testo reca l'inserimento di un'ulteriore disposizione particolarmente urgente, volta esclusivamente a prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la concessione dei contributi relativi ai danni lievi riportati a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016, in scadenza al 20 settembre prossimo. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato con attenzione, in costante raccordo con i Presidenti della prima e dell'ottava Commissione permanente, gli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Pertanto, in conformità a quanto già stabilito durante l'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97,1 del Regolamento, tutti gli emendamenti indicati nell'elenco in distribuzione, in quanto estranei all'oggetto del decreto legge. Con riferimento agli emendamenti approvati dalle commissioni riunite, la Presidenza dichiara altresì improponibile, ai sensi della medesima norma regolamentare, l'emendamento 19.0.76, che reca disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, in quanto estraneo all'oggetto del decreto legge. Conseguentemente, la Presidenza dispone, ai sensi dell'articolo 161,3-ter, lo stralcio della disposizione identica all'emendamento 19.0.76 contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione presentato dal Governo. Ha chiesto nuovamente di parlare il Ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole D'Incà. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge numero 1883, in conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, numero 76, nel testo dichiarato ammissibile dalla Presidenza. Grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Ai sensi dell'articolo 102 bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla quinta Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi. Convoco pertanto la conferenza dei presidenti dei gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. La seduta è sospesa.